Asti, fondata su un'altura dai Liguri stazielli, nel periodo medievale fu la città dei banchieri e dei mercanti più importante del Piemonte. La sua cattedrale, dedicata a Santa Maria Assunta, è certamente la costruzione in stile gotico piemontese più imponente di tutto il Piemonte, ed il gotico conserva tutta la sua splendida struttura. Venne costruita intorno alla prima metà del 1300 sui resti di una precedente chiesa in stile romanico. Esternamente, sul lato meridionale, notiamo la peculiarità delle costruzioni medievali del nostro Monferrato, la bicromia dei materiali, il rosso del mattone e il bianco dell'arenaria scavata nelle nostre colline, ben visibile nelle slanciate monofore che danno l'idea della verticalità dell'edificio sacro. Da notare il campanile tardo-romanico e il protiro Pelletta. All'inizio del 1700, per volere dell'allora vescovo Innocenzo Migliavacca, l'interno della cattedrale subì una radicale trasformazione dovuta a una complessa e totale decorazione ad affresco affidata ai pittori milanesi Francesco Fabbrica e Giovanni Battista Rocca. Di particolare pregio, le acquesantiere cinquecentesche in alabastro donate dalla famiglia astigiana dei Mazzola. Il cinquecentesco gruppo scultoreo in terracotta raffigurante il compianto su Cristo morto. La cappella presbiteriale laterale della Madonna Piccola o dell'Ascensione. La cappella della Madonna Grande o dell'Epifania. Le vasche lustrali poste su capitelli corinzi rovesciati. Spiccano come gioielli nelle cappelle laterali le preziose tavole di Gandolfino Roreto da Asti dell'inizio del 1500, raffiguranti lo sposalizio della Vergine e la Madonna con bambino in trono tra santi. La cattedrale di Asti emoziona il visitatore per la sua imponenza e per la sua ricchezza. Venite a scoprirla.